Quando faccio una cosa, mi piace farla bene. Per questo, se voglio il calcio vintage virtuale, guardo PES Graffiti. PES Graffiti, quando i campioni del passato tornano protagonisti. Pelé, avanza Pelé, Pelé, tiro il gol di Pelé. Entra in cuffia il cronista e collega brasiliano che esulta per il gol di Pelé. PES Graffiti, amichevoli, campionati e coppe. PES Graffiti, competenza e simpatia. Insomma, PES Graffiti the best. Gentili telespettatori, un cordiale saluto dall'avatar di Bruno Pizzul per questa 21esima giornata del campionato di PES Graffiti 71-72. Questa settimana dunque la partitissima Cagliari-Milan, l'avete vista pubblicata ieri in pagina, ha visto i sardi vincere con un gol dubbio. Vedremo in moviola insomma come... se il gol era regolare o meno. Poi ci sono tutte le altre partite, andremo a vedere come sono finite. In questa puntata sarà una puntata particolarmente ricca, abbiamo dovuto tagliare qualcosa come la rassegna stampa ad esempio, perché c'è l'intervista di Paolino Pulici che è veramente bella e intensa, tutta da seguire, e poi ci sono tre omaggi, Albertino Bigon per il suo compleanno e poi altri due compleanni, Ricky Albertosi, Gigi Riva che li compie oggi. Auguri caro Rombo di Tuono, mille di questi anni e tutti in salute e in grande forma. Lo stesso dicasi per Ricky Albertosi e Albertino Bigon. Bene, allora io direi non perdiamo più tempo, andiamo subito con i servizi e il primo blocco delle partite. Avremo l'audio solo per Milan, per Cagliari-Milan, le altre sono tutte con tappeto musicale, tappeto sonoro, perché francamente questa è stata una puntata veramente difficile da montare. Bene, allora linea alla regia. Gentili ascoltatori, buongiorno dall'avatar di Roberto Bortoluzzi. Eccovi le partite di questa 21esima giornata del campionato di PES Graffiti. Cagliari-Milan, Catanzaro-Mantova, Fiorentina-Verona, Inter-Napoli, Juventus-Bologna, Lanerossi-Vicenza-Atalanta, Roma-Varese, Sampdoria-Torino. Questa è la classifica prima del fischio iniziale delle partite. Torino e Milan 32 punti, Juventus 30 punti, Cagliari 27 punti, Bologna 20 punti, Fiorentina, Mantova e Lanerossi Vicenza 19 punti, Inter 18 punti, Napoli, Sampdoria, Atalanta e Catanzaro 17 punti, Roma 16 punti, Varese 13 punti, Verona 12 punti. Bene, la linea a questo punto alla regia. Telespettatori dallo stadio Sant'Elia di Cagliari, che vi parla Nando Martellini per questa importantissima sfida di campionato tra il Cagliari e il Milan. Milan capolista dunque, che è arrivato qui a Cagliari e cerca quei due punti che potrebbero chiudere il discorso scudetto per il Cagliari, ma che sicuramente confermerebbero la bontà del progetto Milan. Positivo, subito Cagliari all'attacco con Greatti che dà a Vitali, attenzione spalle alla porta Vitali, poi c'è un fallo, dunque calcio di punizione in favore della formazione cagliaritana dal limite dell'area, ed è una posizione veramente pericolosa perché da lì Gigi Riva potrebbe battere il portiere Cudicini. Ecco il fallo giusto sulla linea e sul pallone infatti c'è Gigi Riva, il tiro di Riva, la barriera respinge in calcio d'angolo, dunque calcio d'angolo per il Cagliari. Cagliari fermata da barriera dei difensori rossoneri, barriera schierata da Cudicini, calcio d'angolo, Nenè
sul pallone, palla dentro per Gigi Riva, che prova a colpire di testa, pallone che termina fuori, calcio d'angolo ancora per i Cagliari, Dominghini. Martiradonna, il cross di Martiradonna, quindi allontana Benetti, vediamo il terzino affrontato da Mancin, il cross, la palla allontanata, poi recuperano i rossoneri con Bigone e Rivera, il tiro, la grande parata di Ricky Albertosi, gli arriva. Un buon pallone per Nenè, attenzione Nenè, Nenè al limite, Nenè, Riva, il pallone, poi combinano un mezzo pasticcio, Nenè. Attenzione il tiro di Vitali, la parata di Cudicini. Martiradonna, attenzione, discesa del terzino. Attenzione, palla per Vitali. E poi, dopo un buon inizio, ha avuto un attimo di sbandamento. Il Milan è andato in pressing. Attenzione, Riva, il tiro, la palla che termina fuori. Ecco, rivediamo. Bella questa azione da parte del Cagliari. Ecco, Riva al tiro che colpisce il palo, non si offensiva. Milan è per il momento che, attenzione, Greatti, il tiro e la palla termina sul fondo. Dicevamo che il Milan sembra assistere impotente in questa frazione di gioco al bel gioco del Cagliari. Cambia tutto verso Martiradonna. Martiradonna che ha disputato un bellissimo primo tempo. Attenzione, Riva, il tiro, la parata di Cudicini. Pirino Prati, Maldera insiste nella sua azione, il tiro, il gol, gol del Milan con il giovane Maldera che porta in vantaggio i rossoneri. Dunque Milan 1 Cagliari 0, ammutolito lo stadio Sant'Elia ed ecco i tifosi del Milan che esultano. Dunque Aldo Maldera ha portato in vantaggio il Milan con questa azione molto caparbia da parte del giovane difensore rossonero, si è accentrato e ha lasciato partire un destro che non ha dato speranza a Ricky Albertosi. Dunque Milan in vantaggio e questo è un risultato che non farà piacere a Torino e Juventus, perché vorrebbe dire prendere il largo per il Milan. Dunque Milan in vantaggio su Gigi Riva e compagni. Ecco le esultanti a Mancini. Attenzione, la palla dentro, costringe Luigi Cera, capitano dei Sardi. Riva, Vitali, attenzione Riva, il tiro e c'è il gol di Gigi Riva, il pareggio del bomber di Leggiuno che va a esultare. Dunque il Cagliari pareggia 1-1, è un pareggio meritato, l'esultanza dei compagni di squadra di Gigi Riva che viene letteralmente soffocato appunto dai suoi compagni di squadra. Dunque Gigi Riva in gol, ecco Riva che è stato abbracciato da tutti i compagni. E adesso ecco, rivediamo il gol Vitali e Gigi Riva che con il destro trova un gol veramente molto bello, il destro che non è il suo piede, ecco rivediamo, di prima intenzione Gigi Riva lascia partire la fucilata del pareggio. Attenzione il tiro di Greatti, giocando una partita quasi perfetta. Attenzione Riva, Mancin dentro per Riva, troppo lungo il passaggio, palla allontanata da Schnellinger, poi ancora Dominghini, Greatti, attenzione Greatti, Riva, attenzione Vitali, il tiro e c'è il raddoppio del Cagliari, Cagliari che segna il secondo gol e a questo punto possiamo dire che il campionato si riapre. Cagliari che rientra in corsa prepotentemente per questo campionato, qualora dovesse concludere la partita sul 2-1. Vedremo se il Milan riuscirà a recuperare. Intanto il gol di Vitali
qualche giocatore del Milan ha timidamente protestato per il fuorigioco, vediamo, però potrebbe essere fuorigioco, ce lo dirà la Moviola. Fatto sta che Vitali ha segnato il gol del momentaneo. Biesiolo avanza il centrocampista vicentino, il cross per Pierino Prati, il colpo di testa e la palla termina alta sopra la traversa di Ricky Albertosi. Ciao Ricky, salutiamo anche lui. Ecco, rivediamo il cross, il colpo di testa. Palla dentro, Cudicini costretto ad uscire ed è finita su questa azione. Dunque Cagliari batte il Milan 2-1, gol di Maldera.
Thank you.
Bene, abbiamo visto allora il primo blocco delle partite. A questo punto mandiamo il nostro omaggio, il nostro sentito omaggio a Gigi Riva per il suo compleanno. È un bel filmato che abbiamo montato con i nostri filmati di repertorio. E tutto quello che l'avatar di Gigi Riva dirà nell'intervista sono realmente delle sue dichiarazioni, non ci siamo inventati nulla, abbiamo semplicemente realizzato l'avatar per fargli dire e fargli ripetere nuovamente queste sue dichiarazioni. È un bel montaggio che noi vogliamo dedicare a Gigi Riva. Tanti cari auguri, rombo di tuono. Nasce a Leggiuno il 7 novembre del 1944. Sono anni terribili per l'Italia. La guerra ha portato miseria ovunque. Gigi, come tutti i bambini, appena vede un pallone ci gioca ed è felice. È l'unico motivo di gioia perché la vita con lui non è stata tenera. A 9 anni perde il padre, a 16 la madre, 3 anni di collegio dove c'erano solo rigida disciplina e la classica sbobba da mangiare. Ma Gigi, ragazzo introverso, si aggrappa al pallone, scriveva ai suoi idoli nerazzurri, ma questi non rispondevano. Poi dirà: ecco perché non ho mai negato la firma ad un ragazzino. Intanto Gigi cresce e si fa le ossa ad Aveno e Legnano. Gli osservatori dei grandi club sentono profumo di campione, ma Arrica, presidente del Cagliari, brucia tutti sul tempo e per 35 milioni e 500 mila lire si porta a Cagliari colui che diverrà il più forte attaccante italiano di tutti i tempi. Il consiglio direttivo del Cagliari non vuole spendere così tanto, ma Arrica ci crede e farà bene. Anche se all'inizio Gigi non è felice di andare in Sardegna, pensa di starci un anno e poi via in qualche grande squadra, magari l'Inter per la quale tifa, ma nella vita tante volte le cose non vanno come si pensa potessero andare. Tra Gigi Riva e la Sardegna nasce un grande amore che troverà il suo culmine nell'anno di grazia 1970. Abbiamo in studio anche Gigi Riva e Ricky Albertosi. Ovviamente i complimenti di tutta la redazione, nuovamente a loro e ai loro compagni per aver vinto questo titolo. E adesso qualche domanda per Gigi Riva. Dobbiamo accelerare i tempi perché so che dovete scappare. Ecco Gigi, la prima domanda che voglio fare è semplice, forse elementare, è per quale squadra Gigi Riva quando era bambino tifava e soprattutto se c'era qualche campione che lo ha ispirato, uno o più giocatori che lui ha ammirato più di qualche altro?
Ma sono stato da ragazzino, ero tifoso dell'Inter e poi c'erano due giocatori che mi sono sempre piaciuti, che erano Benito Lorenzi e Nakas Koglu, due giocatori che mi sono sempre piaciuti e quindi diciamo che li ho sempre ammirati, ecco. Bene, un'altra domanda doppia, diciamo, due in una. Innanzitutto, quando è che esplosa in te la passione per il pallone? Cioè, quando hai visto il primo pallone è nato subito questo amore, oppure ci è voluto un po' di tempo? E poi, soprattutto, se tu potevi immaginare di diventare quello che adesso sei diventato, il giocatore più ambito d'Italia, campione d'Italia, giochi nella nazionale, insomma, hai raggiunto obiettivi veramente incredibili. Ti saresti mai aspettato questo? È stato, insomma, un amore a prima vista quello col pallone, il tuo? Ma la passione per il calcio è venuta quando ero bambino e l'ho sempre portata dentro, insomma, certamente non avrei potuto sapere se questo poteva diventare un lavoro, se io potevo diventare un campione, ma la passione comunque non mi è mai mancata, perché insomma, sì, da quando cammino c'ho il pallone tra i piedi, mi è sempre piaciuto e credo che insomma sarà così sempre, ecco. Comunque, al di là di tutto questo, abbiamo vinto il campionato e credo che sia il momento più bello della vita di un calciatore questo, quindi credo che ce lo siamo meritati. È un campionato che abbiamo condotto in testa dall'inizio alla fine, quindi questo già di per sé è un qualcosa che ti fa pensare che lo hai vinto con grande merito, ecco. Grazie. L'ultima domanda, Gigi, i tuoi compagni per te stravedono, lo hanno sempre detto, non perdono occasione per dirlo, sei molto coccolato, però sappiamo che anche tu coccoli molto i tuoi compagni di squadra, guai chi te li tocca. Una parola su di loro? Cosa posso dire dei miei compagni? Sono splendidi e vorrei sempre averli a fianco, perché con loro abbiamo ottenuto qualcosa di strepitoso e forse di irripetibile, quindi questa è gente che vorrei sempre avere a fianco, come penso loro con me, ecco. Gigi, perché tanto amore per la Sardegna? Ho capito di amare la Sardegna andando nelle case dei pastori e negli ovili. Una volta mi portarono in un paesino a Seui, in provincia di Nuoro, mi pare, e sulla credenza di questa donnettina anziana notai una mia foto tra i santini dei suoi genitori. E l'amico che mi accompagnava chiese perché c'era la mia foto e la donna, senza riconoscermi, rispose: quello è buono.
Ecco, quindi io credo di essere entrato nei cuori di questa gente e ne sono felice perché loro rispettano la mia vita, il mio modo di essere, il mio modo di vivere questa esperienza in questa splendida terra. E il rapporto dei sardi con il calcio come lo descriveresti? Ma quando vedevo la gente che partiva alle 8 da Sassari e alle 11 lo stadio era già pieno, capivo che per i sardi il calcio era tutto, ci chiamavano pecorai e banditi in tutta Italia e io mi arrabbiavo. I banditi fanno i banditi per fame, perché c'è fame e questa cosa purtroppo perdura. Cosa ami di più dei sardi? Ma dei sardi mi ha colpito la generosità, mi hanno sempre fatto sentire uno di loro attorno a tavolate con salsicce e maialino, e poi abbiamo lo stesso carattere, non ci mettiamo in mostra e siamo silenziosi. Gigi, squadre come Juventus, Milan e Inter sono disposte a spendere l'impossibile per lei. E quest'estate addirittura ci sono state delle proposte che avrebbero fatto traballare qualsiasi società, ma lei ancora una volta ha detto di no. Perché? Sarebbe stata una vigliaccata andare via, malgrado tutti i soldi della Juventus. Dopo ogni partita, ogni tanto spunta Lodi che mi dice: dai, telefoniamo a Boniperti, ma io non ho mai avuto il minimo dubbio e non me ne pento di questo, sto bene qui. Gigi Riva, il suo primo stipendio era di 37.000 lire. Oggi per lei sul tavolo ci vogliono i miliardi. Questa cosa l'ha cambiata oppure per lei è tutto come prima? Ma niente, io so chi ero prima e so chi sono adesso. Vivo tutto senza enfasi e con gratitudine verso questa splendida gente che ha capito il mio carattere e quindi non invade la mia privacy, la mia vita, ma sostanzialmente, come ho detto prima, perché siamo uguali. Che vuol dire per Gigi Riva il gol? Il gol è quello che ti fa passare bene la settimana, è ovvio, perché segnare è importante. D'altronde io sono qui per far gol. Il gol ti carica, ti dà morale, è una cosa importante per un attaccante. E adesso è qualche giornata che non segno, anche se gioco bene, ma ripeto, il gol ti dà morale, il gol è tutto, anche perché la gente, non l'attaccante vuole il gol è tutto per un attaccante. Gigi, lei al gol d'autore preferisce la rete da bomber puro, la classica legnata insomma, ma tra le due cose c'è differenza secondo lei? No, per quello, come l'ho detto prima, il gol fa star bene, quindi che sia un pallonetto o un tiro da fuori area va bene, poi ognuno ha le sue caratteristiche tecniche e le adopera come meglio crede. Con la nazionale italiana in che rapporto è Gigi Riva? Con la nazionale, come sempre, voglio meritarmi il posto e la fiducia di Valcareggi. Possiamo dire che lei ha una vita a 200 all'ora in campo, in strada invece? In strada ho una Fiat Dino e dove posso mi piace spingere, ma in tutta sicurezza si intende per me e per gli altri. Gigi, prima di chiudere, che ci dice di Sandro Camba? Sandro Camba è un amico, bravissimo ragazzo, disponibile, generoso. E io con lui parlo di tutto, ovviamente del Cagliari, della nazionale e di tutto il resto. E poi io, Scopigno e gli altri abbiamo visto che porta fortuna e allora gli abbiamo fatto l'abbonamento in tribuna e quando c'è lui noi vinciamo. Una volta non è venuto e abbiamo pareggiato. Quindi Sandro Camba è un amico ma è anche un portafortuna. Grazie Gigi. Grazie a voi. L'Italia gioca al Prater di Vienna. La partita è valida per le qualificazioni del campionato europeo. Riva non sta molto bene, ma vuole giocare. L'Italia a fine primo tempo è sul 2-1, grazie ai gol di De Sisti e Mazzola. Per gli austriaci invece va in gol Paris. Rombo di Tuono dovrebbe lasciare il posto a Bobo Gori nella ripresa, anche perché il Cagliari deve giocare il ritorno di Coppa dei Campioni contro l'Atletico Madrid, quindi serve un Gigi Riva in perfetta forma.
ma l'attaccante del Cagliari decide di rimanere in campo, vuol far gol, invece. E la formazione azzurra che continua ad attaccare, e Domenghini che ha scambiato con Mazzola, avanza Domenghini, tocco per Gigi Riva, si gira Riva, attenzione, brutta entrata da dietro del numero 4 austriaco Hoff, che ha atterrato Riva, che rimane a terra, attenzione, mi sa che l'incidente è grave, Domenghini, attenzione, Domenghini chiama a gran voce la lettiga, poi arrivano a sincerarsi delle condizioni Gigi Riva, diversi giocatori, attenzione, desisti, si mette le mani nei capelli, e purtroppo pensiamo su un infortunio abbastanza serio, e ci conferma il tutto, c'era il capitano Gigi Riva del Cagliari, è scoppiato a piangere, e purtroppo mi sa che Riva dovrà stare fuori dal campo parecchi mesi. Ah, ho sentito i medici, ma niente di preciso ancora. Aspettano domani per darmi una risposta definitiva. Senti, vuoi ricordarci com'è successo? Niente di particolare, cioè sono andato in contrasto e forse una gamba un po' troppo larga, ho cercato di spingere col destro, ho sentito una finta e mi sono trovato per terra. Dovrei essere operato molto probabilmente, sai? Se serve venga l'operazione. Senti, questo è un altro momento molto delicato per la tua carriera, la sfortuna si accanisce contro di te. In questo momento qual è il tuo stato d'animo? Che cos'è ancora il calcio per te? Ma adesso è chiaro che il morale non è dei migliori, perché mi viene in mente l'ospedale, tutte queste cose, così, quindi c'è la confusione. Io ho parlato prima alla radio e la cosa ha suscitato ovviamente molta emozione. Gli sportivi italiani sono rimasti molto scossi e credo di poter esprimere a nome di tutti gli auguri per la tua completa guarigione. Adesso è chiaro che il morale non è dei migliori, perché mi viene in mente l'ospedale e tutte queste cose che vengono, e la confusione. Aspetto un mese, 40 giorni e poi vediamo, insomma, se riesco ancora della mia. Cioè io ci provo, insomma. Certo, ma tu sei un campione caro a tutti per quello. Sì, cioè io ringrazio, però non vorrei che si facesse un dramma, una tragedia. È una cosa normale, fa parte del nostro ambiente. Purtroppo esistono anche queste cose, e purtroppo è così. E pazienza, insomma, il più dispiaciuto sono io. Che minare di rigore era pericoloso, certo. Allora, Sandro, Roberto, ma riesci a salutarlo come Gigi Riva? Ma mi vergogno. No, dai, fallo sentire in diretta. Va bene, aspetta, ok, aspetta che mi concentro. Ma voglio salutare tutto il pubblico, io sto bene qua in Sardegna, amo molto la Sardegna e quindi, che dire, grazie a tutti. Bene, prima di cedere la linea alla regia per vedere il secondo blocco, mandiamo un secondo trailer del film Nel nostro cielo un rombo di tuono, un film documentario diretto da Riccardo Milani che proprio questa sera viene proiettato a Cagliari e in tutta Italia. È un film che ovviamente parla di Gigi Riva. Andiamo a vedere il trailer del film. Di tuono, Gigi Riva da Leggiuno. Sono un calciatore, ero bravo e abbastanza fortunato. Couldn't
e sono qua ancora adesso. Bene, adesso cediamo la linea alla regia per il secondo blocco delle partite. Thank you.
Bene, allora abbiamo visto tutte le partite, a questo punto cediamo la linea alla Moviola per vedere appunto nello specifico questo Cagliari-Milan. Gentili telespettatori, un cordiale saluto dall'avatar di Nando Martellini e per questa 21esima giornata abbiamo la Moviola sulla partita più importante, ovvero Cagliari-Milan. Il gol di Vitali, quello che ha regalato la vittoria al Cagliari, ha praticamente suscitato tantissime polemiche da parte dei rossoneri. Rocco e Rivera si sono lasciati andare a dichiarazioni veramente forti e quindi non ci resta che andare a vedere questo gol. L'azione, ecco, vediamo, c'è Martiradonna, il tocco per Riva che dà a Vitali e quindi il gol. Ma adesso andiamo a vedere nello specifico, ecco Greatti, il tocco per Martiradonna, il passaggio di prima per Gigi Riva e qui sul pallone ci sono sulla stessa linea Zignoli e Vitali. Ecco, vedete una linea tirata tra i due ed ecco il passaggio a Vitali. Francamente un po' difficile capire se Vitali fosse in fuorigioco, perché con questa immagine sembra di no, con l'altra di prima sembra di sì. Ecco, rivediamo, Vitali sembrerebbe così un po' più avanti, perlomeno di pochissimo. Ecco, questo è il momento del tocco del pallone e da qui sembrerebbe in linea. Dunque, per quanto mi riguarda, francamente non mi sento di dire se era fuori gioco o meno, lascio a voi la risoluzione del caso. E per l'avatar di Nando Martellini questa settimana è tutto, un cordiale saluto e ci ritroveremo la settimana prossima. E insomma, non è facile capire se il gol potesse essere regolare o meno, insomma, a voi il giudizio su questa rete. Bene, allora adesso noi cediamo la linea alla regia per questi due omaggi a Albertino Bigon e Ricky Albertosi per il loro compleanno, che ricordiamo Albertino Bigon il 31 ottobre, mentre Ricky Albertosi il 2 di novembre. Non abbiamo potuto farli prima gli auguri perché non eravamo in onda e alla prima puntata, ovvero questa, non perdiamo l'occasione di farlo. Auguri Bibi, auguri grande Ricky. Albertino Bigon, centrocampista offensivo di razza. Il Milan lo porta a casa nella stagione 1971-72 e da subito si vedono le grandi potenzialità del giocatore. Nereo Rocco punta infatti su Rivera e Bigon. Per il tecnico triestino loro sono i cardini dello squadrone che sfiorerà lo scudetto per 3 anni consecutivi. Nel 1978-79 arriva la grande gioia del decimo scudetto, quello della Stella, che lo vede capocannoniere della squadra con 12 gol, seguito a ruota da Aldo Maldera con 9 reti. Comunque, Albertino Bigon ha un palmarès rossonero di tutto rispetto, uno scudetto, 3 Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. Buon compleanno, mitico Bibi! Ricky Albertosi nasce a Pontremoli il 2 novembre del 1939. Figlio d'arte, suo padre giocava nella Pontremolese, dove lo portò e lo mise a giocare in porta.
Faccia da duro, cuore immenso, Ricky Porta è stilisticamente perfetto e spettacolare. I suoi interventi tante volte valgono il prezzo del biglietto. Quel ragazzone di 1,85 m da Pontremoli va allo Spezia, dove si mette in luce e la Fiorentina non si lascia sfuggire questo giovane campione, portandolo a Firenze, dove in porta c'è un certo Sarti. Il 18 gennaio del 1959 Ricky fa il suo esordio in Serie A nella gara disputata sul campo neutro di Livorno contro la Roma. Il telecronista a fine partita dirà: le occasioni migliori saranno ancora della Roma, ma Albertosi dirà di no a tutti. È stata una magnifica partita che ha rivelato forse il grande portiere di domani, un certo Albertosi, fino a ieri solo un giovane portiere di belle speranze. Il tempo darà ragione al cronista. Al punto che Ricky, forse unico caso al mondo, viene convocato in nazionale per la gara dell'Italia contro l'Argentina a Firenze, nonostante sia la riserva di Sarti. Sarti in campionato sarà un ottimo esordio. Albertosi resta all'ombra di Sarti fino alla stagione 62-63, poi il portierone va all'Inter e Ricky ha via libera per diventare il titolare inamovibile della Fiorentina. Ricky è amato dalla tifoseria viola per quel suo carattere estroverso, per la sua esplosività tra i pali, dove ha reso felici diverse generazioni di tifosi. Poi un giorno la grande delusione, gli viene comunicato che deve andare al Cagliari, lui ci rimane male, pensava di passare all'Inter, invece ecco il Cagliari. Pensava di essere a fine corsa, in fondo era sulla Trentina o quasi, la rabbia è tanta, ma una volta arrivato in Sardegna se ne innamora e saranno gli anni migliori dei sardi in Serie A. Sicuramente lui stesso non avrebbe mai scommesso sulla storica vittoria del campionato 1969-70. A 31 anni Ricky Albertosi è il portiere più forte d'Italia, solo 11 gol subiti in 30 partite, campione d'Italia con il Cagliari e portiere titolare della Nazionale ai Mondiali di Messico 70. Cosa volere di più dalla vita? In Italia all'epoca si discuteva su due questioni, Rivero o Mazzola e Albertosi o Zoff. Sentiamo cosa ci dice del suo antico rivale Ricky Albertosi. No, io la rivalità con Zoff non me la sono mai sentita, perché io diciamo che mi reputavo leggermente superiore a lui. Sì. Zoff, anche lui è stato un grande portiere. Abbiamo avuto un po' di problemi dopo i campionati del mondo in Messico, perché lui pensava di giocare, invece poi ho giocato io e dopo nel 78, quando la nazionale è andata in Argentina e io ho fatto un buonissimo campionato col Milan, sì. Berzotto mi aveva chiamato dicendomi se volevo andare a fare il terzo portiere e io gli avevo risposto che sarei andato anche a portare le valigie, visto che era il quinto campionato del mondo che facevo, e per cui mi andava bene. Allora mi ha detto: va bene, allora stai tranquillo. Poi dopo 15 giorni mi ha chiamato dicendomi che Zoff non si sentiva tranquillo, non si sentiva sereno se c'ero io dietro, e non se ne è fatto niente. Poi Zoff ha sbagliato, ha preso quei due gol con l'Olanda, il gol col Brasile, che si potevano benissimo evitare. Io l'ho criticato e da quel momento lì non ci siamo più parlati. Poi chiaramente ci siamo rivisti quando ormai avevamo smesso tutte e due, ci siamo abbracciati e siamo ritornati amici. Ah, quindi lei questa cosa dell'Argentina, lei ricevette proprio la telefonata di Berzot? Di Berzot, certo. Ah, questa è una cosa... Io avevo fatto due 76, 77, 77, 78, poi 78, 79, quando abbiamo vinto il campionato, sì. Avevo fatto tre splendidi anni. Dunque, la parata più bella con la maglia del Milan credo sia stato in casa con il Torino. Sì. Su un colpo di testa o di Pulici o di Gracchetti, ora non mi ricordo, da distanza ravvicinata che sono riuscito a deviare in calcio d'angolo. Ah. E poi mi ricordo dei due rigori parati con, in una partita di Coppa, sì. A Katowice. E 0-0 là siamo andati ai rigori e ne ho parati due e abbiamo passato il turno.
Ma di Ricky Albertosi cosa si può dire? Per me lui è il miglior portiere al mondo e me lo tengo stretto perché in porta non solo para bene ma dà anche spettacolo, però devo dire che qualche pecca ce l'ha e lui beve, fuma, fa tardi la sera, è pieno di donne e scommette i cavalli. Sono tutte cose che vanno poco d'accordo con un calciatore professionista, ma però poi quando l'arbitro fischia all'inizio lui diventa il portiere più forte del mondo per me. Con Marchioro, quando ho avuto Marchioro allenatore, che eravamo in preparazione a Meina, io ero, dopo una settimana ero dimagrito 4 kg, perché continuava a farci correre da una parte all'altra, da quell'altra, in salita, sui monti. Io a un certo punto onestamente non ce la facevo più. E allora gli ho detto, mister, o lei mi fa fare quello che deve fare il portiere o io smetto di giocare. E da quel momento lì mi ha mandato con l'allenatore in seconda e ho fatto quello che doveva fare il portiere. Il ragazzino a Verona, mi ricordo quando è esordito a Verona, è esordito come fosse un veterano. Sì, e da quel momento lì non è più uscito dalla squadra e è diventato quello che è diventato. Ma con la maglia della nazionale, chiaramente quella del Messico, la semifinale con la Germania, sì. E non la finale col Brasile, ma la semifinale con la Germania. Ah. E con il Milan vorrei giocare una partita dove ci siamo andati in una partita di Coppa. Milan-Porto. Milan-Porto, che siamo stati eliminati ingiustamente, perché abbiamo giocato con un pallone che non dovevamo giocare. Sì. Era un pallone strano, un pallone che io avevo bocciato negli allenamenti quando Rivera mi prospettò di cambiare il pallone, io avevo detto di no, e invece in quella partita il magazziniere ha portato solamente quei palloni e abbiamo giocato con quei palloni lì. Infatti su questo calcio di punizione da 30 metri in diagonale, tra l'altro la palla è venuta via bene fino a un certo punto, io ho fatto per portarmela al petto, all'ultimo momento mi sei alzata, ho alzato il braccio, mi è battuta nel braccio e è andato dentro e siamo stati eliminati dopo aver fatto 0-0 a Oporto. E chiaramente dopo la partita io me la sono presa con Rivera, perché le avevo detto che non dovevamo giocare con quei palloni lì, che non andavano bene, e poi dalla domenica dopo siamo ritornati a giocare con gli altri palloni, però lì ci è costata l'eliminazione e io avrei voluto rigiocarla con i palloni normali, sicuramente non avremmo perso. Bene, allora adesso cediamo la linea a Roberto Valentino per l'intervista con Paolino Pulici e con questo direi che è veramente tutto, ma i saluti ce li facciamo dopo. Allora cari amici, abbiamo in collegamento da New York, dove si trova in vacanza, scherzo dai, Paolino Pulici, il mitico Pulici clone. Buongiorno a tutti. Non ho parole per ringraziarti, guarda. Sai che ultimamente ho intervistato anche Gigi Riva e l'ho trovato in splendida forma, tra l'altro, Ah, bene o male. Con tutto quello che ha passato, infatti. Riesci a tirarsi fuori. Ma tu come hai fatto a evitare? Perché in quegli anni lì... Allora, oggi c'è molta più attenzione o sbaglio verso i campioni da parte degli arbitri rispetto ai vostri tempi? Ma secondo me, cioè il calcio
vediamo qua in Italia, dal mio punto di vista, non garba più. Cioè non ci sono i tiri in porta, non ci sono, diciamo, certe situazioni che una volta invece erano all'ordine del giorno. Ma noi, una volta, se finivi la partita con 50 tiri in porta era normale, adesso ne fa fatica a farne 10. Certo. Ma... e i campioni poi terra terra spariscono, ma non può essere, è una solo una questione di giornalismo e basta. Ma senti Paolino, ma non è che tutta questa atletica, il dover correre, il guardare la posizione, sin da piccoli, quando io dico un bambino, gli devi dare il pallone, quando gli hai insegnato la disciplina, secondo me, da tot anni a tot anni, va benissimo quello. Gli insegni la disciplina, gli dai il pallone e gli dici divertiti. Invece oggi non è così, o sbaglio? Ma oggi non è così. Anche perché fondamentalmente io sto aspettando ancora la risposta di un allenatore di una volta, che gli ho chiesto una riunione di spiegarmi la differenza che c'è tra palla e melina. Ti ha risposto? Sto sempre aspettando. Noi, se facevamo quello che si vede adesso, corner a favore e passano la palla al loro portiere, noi la partita dopo non la giocavamo più. Certo. Ci mandavano in turno. Certo. Poi dico, il possesso palla, noi corravamo 90 minuti. Questi, quando fanno 20-22 minuti per tempo, è tanta roba. Noi giocavamo 30-35 minuti su 45. E quindi dovevamo correre per forza molto più che questi. Sono d'accordo. Ma io poi, fondamentalmente, che ero velocissimo, e non è che lo dico perché voglio fare il grande, ma perché un cronometrista di nome che gestiva Etnea ci ha fatto i 100 metri di un certo Giacinto Facchetti. Io ho fatto i 10,5, Facchetti ha fatto gli 11 netti. Al giorno d'oggi questi tempi non esistono più. Sai chi mi racconta questa cosa che mi hai appena detto, spesso e volentieri? Uno che tu conosci molto bene e che sicuramente avrà fatto qualche ripetuta con te in nazionale, Tato Sabadini. Ma infatti, vedi, sono delle cose che una volta le facevamo, adesso non c'è più. Vedi che durano un tempo, il secondo tempo spariscono. Sono stanchi, crampi, una cosa. Ma le scene dei crampi, come si vedono adesso in televisione, ai tempi non si vedevano. Capitava una volta ogni, quando facevi la Coppa Europa, che giocavi al mercoledì, domenica, per due o tre settimane di fila, allora ti capitava il crampo di avere male alla gamba. Adesso è normale una partita. Ma questo, questo perché? Perché questo, Paolino? Ma perché non c'è la preparazione giusta? Perché noi resistevamo primo e secondo tempo senza problemi, sempre a certi livelli? Adesso giocano o il primo tempo o il secondo, tutte e due non lo giocano mai. Ci sarà un perché. Certo. Una preparazione probabilmente sbagliata. C'era un certo Nereo Rocco che diceva che l'allenamento in palestra per i giocatori non serve, perché la palestra è troppo piccola a confronto di un campo da calcio. Certo. E aveva ragione, perché in palestra fai 10 metri, non 50 o 100 metri. Quindi la preparazione, il fisico, non regge queste cose. Guarda, mi hai parlato di un allenatore che adoro, il figlio Tito, con la quale è un bellissimo rapporto, ogni tanto ci sentiamo. Mi ha raccontato di quelle cose meravigliose di suo papà, che io vorrei andare a trovarlo a Trieste, ma sono sicuro che come arrivano davanti piango come una fontana, perché secondo me lui è stato prima uomo e poi allenatore. Poi tu penso l'abbia conosciuto, insomma, Nereo Rocco. Allora, appena arrivato a Torino, allenatore della prima squadra c'era lui. Ecco, c'era ancora allora quando sei arrivato. Infatti certe cose le ho sentite dire, non perché le ha dette a me,
ma magari fuori un giornalista che lo rimbrodava di fare catenaccio, una roba o un'altra, ha tirato fuori tantissime cose del perché si comportava in questa maniera, come quella che diceva che lui alla domenica era in panchina, in campo vanno i giocatori. Certo. Certo. Sono loro che vincono e perdono le partite, non gli allenatori. Io ogni tanto mi diverto a chiamare qualche suo ex giocatore, nascondo il numero e faccio la voce: Musa de Col, dove sei che dobbiamo andare a fare la partita? E rimangono scioccati. Senti, allora parliamo di te, caro Paolino. Io ti ho detto prima al telefono, ho ricostruito l'ultima giornata virtuale del campionato 75-76 e come nella mia pelle d'oca, perché come nella realtà vai in gol ed è un gol quasi uguale a quello che fai al Cesena. Io ho parlato con Boranga, che conosci benissimo, e quel giorno era in campo, e lui mi ha detto: quel Torino era una signora squadra, ma noi ci difendevamo bene. Cioè, non venga frainteso il risultato, non è che il Torino quel giorno giocava meno bene delle altre partite, che noi comunque avevamo una squadra, infatti arriveranno in Coppa UEFA quell'anno lì. Infatti, che ricordo hai di quella? Dimmi. Era una squadra veramente messa bene, la dimostrazione che l'anno dopo, per fare il campionato e quello che dovevamo fare, Gigi Danova l'abbiamo preso noi del Toro. Eh sì. E quindi è stato per sostituire Umberto Mozzini, quindi dire che se Mozzini è bravo, a parte quello che ha combinato quel giorno, però Danova è veramente molto, ma molto forte. Ma a proposito, ti voglio chiedere una cosa. Ricordo Paolo Fraiese a fine partita che va da Gigi Radice, cioè, caro Gigi, sei campione d'Italia, e Gigi Radice che continuava a disperarsi per il gol subito. Cioè, era più, come si dice, dispiaciuto per il gol subito che non per lo scudetto vinto. Ma era così quadrato Radice? Ma Gigi era sempre, e lui pretendeva, e ci è mancato poco che la mettevamo in pratica, di fare tutte le partite in casa tutte vinte. L'unica che abbiamo pareggiato è stata quella. Eh sì. Poi subire un gol da un tuo giocatore, un autorete, per lui era qualcosa di anormale al 100%. Quindi era incavolato nero con Mozzini e con Castellini. Non hai chiamato la palla, no, io l'ho chiamata. Insomma, queste tutte le parole che dicevano loro due non servivano a niente, perché lui aveva in testa che non era riuscito a fare 15 su 15. Però attenzione, allora ci sta la delusione da quel lato. Però attenzione, perché in quel Cesena giocava gente che al pallone dava del tuo, ti cito qualche nome: Rognoni, Frustaluppi, e Cera, mitico Cera del Cagliari, Boranga in porta, Oddi, insomma era una squadra tosta, o sbaglio? Ma la dimostrazione che anche oltre ad essere tosta in campo, il risultato che ho ottenuto non è che è arrivata, diciamo, a metà classifica, moscia, una roba, è arrivata in Coppa. È arrivato sesto quel Cesena, arriva al sesto posto, quindi insomma sì, tanta roba. Senti, ma ti voglio fare una domanda, poi ritorniamo allo scudetto e poi al campionato che sto rigiocando il campionato 71-72. Allora, tu devi sapere che in rete, questo proprio perché il calcio attuale piace a tutti, no? È pieno di giocatori di campionati virtuali e stanno rifacendo i campionati con i vostri nomi, quindi Pulici, Grazie, guarda caso, no? Chissà come mai, perché tornate a bomba sempre solo voi, no? Io sono stato il primo in Italia a farlo, nel 2009 poi sono arrivati tutti gli altri. Allora, c'è stato un mio caro amico, Ale Carson, anzi ti chiedo di salutarlo dopo, che ha avuto ragione, perché mi fa fare una partita, gioca la partita, mi dice: Vale, mi fai la telecronaca, io imito Pizzul, Martellini, Carosio, vedo la formazione, Pulici numero 9. No, gli dico: ascolta, stai bestemmiando, perché Pulici, la casacca è la 11, non è la 9. No, ma lui ha giocato con la 9. No, vado a vedere, 71-72, Toschi 11,
Pupi 9, giusto? Sì, ma c'era un perché. Perché chi metteva il numero 9 o si faceva male o giocava malissimo. E allora nessuno voleva quella maglia, me l'hanno appioppata. Senti, ma e Toschi che compagno era? Tra l'altro una carissima persona, gli voglio un bene pazzo, Giovannino. Ah, Toschi era bravissimo, perché sapeva giocare, era anche disponibile a fare. Io mi ricordo un gol che ha fatto a San Siro, che gli ha dato per un fallo di inesistente. Abbiamo perso anche lo scudetto e siamo arrivati secondi, sì, dalla Juve. Però lui in campo era presente, non era, diciamo, di molte cose, però anche se era piccolo, ma riusciva allo stesso a fare certe giocate. Non era bravissimo di testa, ma era normale, perché magari c'era gente che era un metro più alta di lui, era difficile che riuscisse a superarli. Beh, però il calcio è pieno di attaccanti piccolini che erano belli tosti, no? O sbaglio? Ma certo, ma anche perché l'attaccante non ha... ci sono delle regole che andrebbero rispettate, che al giorno d'oggi non sanno nemmeno, no? Che una volta invece le mettevamo in pratica. Certo. Se io ero attaccante e Toschi attaccante, dove ero io non c'era lui o viceversa. Noi pestavamo i piedi, cercavamo di occupare gli spazi dove l'altro compagno non c'era. Certo. E fai, era un modo di giocare che lo mettevi in pratica in allenamento e ti veniva automatico poi durante la partita della domenica. Certo, ma senti, Pupi, ti volevo chiedere un altro mito granata che conosci benissimo, Natalino Fossati, con la quale mi faccio una marea di risate quando lo chiamo. Lui ancora oggi è furioso per quel famoso Sampdoria-Torino, il gol annullato. Ma certo, lui è già, quello è stato uno dove è stato più clamoroso di tutti gli altri. Ma la domenica dopo, in trasferta a San Siro col Milan, è stato annullato il gol di Toschi. Nessuno ne parla. Eh sì, sì. E lì sembra un po' assurdo. Era andata via la linea quando hai detto nessuno ne parla del gol annullato a Toschi a Milano. Ma infatti il gol annullato a Toschi a Milano, c'è stato uno scontro. No, di là, scusa. C'è stato uno scontro tra il portiere e mi sembra lo stopper del Milan di quella partita, adesso che non mi ricordo se era rosato o meno. E è stato annullato il gol a Toschi, che con la palla lì ferma dentro l'area grande l'ha messa in porta, ha fatto gol. E l'hanno annullato, ma nessuno di quel gol ne parla. Sì. Ti dico le formazioni che le ho trovate. Dunque, Cudicini in porta, lo sospettavo, lo stopper è rosato, infatti. Infatti, c'era Roberto. Toschi entra a fine partita, si può dire, entra Toschi, perché entra al 70esimo, sostituisce Claudio Sala. Esatto, e poi è capitata quella palla che lui l'ha messa dentro. Però è stato annullato il gol che... con diverse dichiarazioni, fallo di Agroppi su Rivera, fallo di questo, invece non c'era nessun fallo in assoluto, solo che noi non potevamo vincere. Certo, e cos'è mancato? Allora, il Milan nei primi anni 70 fa 3 secondi posti, e Gianni Rivera fa una guerra incredibile al Palazzo, e infatti tanti dicono probabilmente il Milan perde lo scudetto per quella guerra, no? Il Torino invece quel 71-72 lo perde solo per decisioni sbagliate o c'era qualcos'altro secondo te? Ah, secondo me le cose, se andiamo a guardare solamente in campo, i due arbitri che hanno arbitrato quella partita poi hanno finito la carriera. Ok. Ci sarà un Bisogna vedere se era già stato deciso o se l'hanno deciso dopo. Uno era Toselli di Cormons. Tutte e due di Cormons erano. Ah sì, è vero, me l'aveva detto Fossati. È vero, è vero. Tutte e due di Cormons. Ma è strana, cioè
coincidenza assurda, o sbaglio? Ah, coincidenza assurda, però che strano, capita sulla squadra che rompe le scatole per vincere lo scudetto. No come si dice, no comment in gergo, no? vabbè, comunque guarda, quell'anno là almeno vi siete tolti la grande soddisfazione del derby, no? Che ricordo hai? Ma noi i derby, diciamo, ne abbiamo vinti tantissimi di derby, perché io mi ricordo che il primo l'ho vinto, il secondo l'ho perso, poi se è vero quello che ha detto Giorgio Porrà, quello di Sky, ma io sono riuscito a fare ben 17 derby senza perderne una, e quando gli ho detto ma 17 derby, 8 anni, lui mi fa sì, però quelli che il Toro perdeva te non giocavi, e io ho detto bella soddisfazione. Ma senti Pupi, io da tifoso un grande rammarico, voglio un bene pazzo a tutti quanti voi perché fate parte di un calcio che è qualcosa di, mamma mia, se si potesse tornare indietro, ragazzi. E io non, cioè oggi le creste, i tatuaggi, le maglie al numero 90, no, è tutto così strano, così assurdo. Però io nei confronti tuoi ho un rammarico che purtroppo tu sei stato contemporaneo di Gigi Riva. O sbaglio? Ma sai, lì per me lui è stato l'esempio da seguire, perché a me piaceva tantissimo come giocava Gigi, è qualcosa. Però fare la riserva di Gigi in nazionale mi stava bene. Certo, certo. E gli altri no. Perché io ho vinto 3 classifiche cannoniere, non sono state prese in considerazione queste fatte. Infatti al mondiale dove avevo vinto la seconda classifica cannoniere l'ho fatta tutta in tribuna. 72-73, 17 reti. Tutta in tribuna l'ho fatta. E fai, mi sembra una cosa abbastanza normale questa. Cioè il goleador normalmente era titolare fisso perché era l'attaccante più forte d'Italia in quel momento. Sì, diciamo che il 74 fu un mondiale assurdo per scelte, cioè il 74 comunque sarebbe stato dominato da Olanda e Germania, perché l'Olanda era poi su un altro pianeta, perse quella partita, ha incappato l'unica gara storta di una lunga serie. La Germania, secondo me, e lo avevamo dimostrato pareggiando in casa qualche mese prima di partire per il mondiale, quindi ce la potevamo giocare. Tu c'eri a Roma in quella partita? Mi sembra di no. Ecco. È faticoso giocare certe partite. Cioè non era permesso, ti lasciavano. A parte, vabbè, c'era Gigi, c'era Riva, c'era quello della Lazio che adesso mi scappa. C'era Chinaglia della Lazio, quindi insomma, c'erano giocatori di un certo livello. Adesso ti chiedo, poi Chinaglia ha mandato a quel paese l'allenatore, però la partita dopo l'ha rigiocata di nuovo, non è stato sostituito, faceva un altro di un'altra squadra, non so cosa capita. Ecco, tu che ricordo hai di quell'episodio del famoso ha mandato a quel paese l'allenatore che l'ha sostituito, se ne è andato a fare la doccia e basta. Quindi tutti davano che la partita dopo avrebbe giocato un altro giocatore, un altro attaccante, non lui di sicuro. E invece questo non è successo. Poi dirti se lui è andato a chiedere scusa una roba, non penso, perché sarebbe stata una cosa, sarebbe venuto a galla tra di noi lì. Senti, Stoccarda, diciamo. Un uccellino mi ha detto che ci sono state ingerenze da parte di qualche dirigente su Valcareggi. Cioè, a quanto ho capito, alla fine la formazione non la faceva Valcareggi, ma determinate persone che aveva intorno. Dirti non è vero diventa difficile, però visti i risultati viene da pensare che forse era vero. No, ma anche perché io dico, Pupi, in quella nazionale, se si voleva contrastare in qualche modo la Polonia, che era fortissima,
andare avanti e magari incontrare l'Olanda, e se si usciva con l'Olanda non c'era nulla di male, perché ripeto erano marziani, però io allenatore faccio giocare Sabadini che è velocissimo, Bellucci che è giovane e veloce, Pupi che è veloce, cioè non metto dentro i messicani con tutto l'amore del mondo, ma erano ormai tutti sui 30 o quasi, o sbaglio? Ma infatti giocavo quei ragazzi e basta, no. Tutti gli altri, noi facevamo parte del gruppo perché dovevano convocare 22 giocatori e noi facevamo parte di quel gruppo. Avevi la speranza di dire adesso tocca a me, farà entrare una roba, ma era solo, lo sognavi di notte e basta. Certo, senti, io con Mauro avevo un rapporto bellissimo, eravamo amici, Mauro Bellugi, un tuo ricordo di Mauro? Ma Mauro era bravissimo, prima di tutto come ragazzo, sì. Oltretutto io e lui abbiamo fatto il militare assieme, spesso volentieri da Roma tornando in macchina, che la mia macchina guidavo io e lo portavamo a casa, una volta portandolo a casa c'era una nebbia che non si vedeva nemmeno pari della macchina, ma per portarlo dentro casa sua siamo passati davanti almeno 6 o 7 volte. Però questo poi era il divertimento che c'era in campo, perché poi in campo per l'ora e mezza della partita ognuno giocava per la sua maglietta, però una volta che l'arbitro fischiava la fine mettevi d'accordo cosa fai, dove vai a mangiare, mandiamo assieme una cosa, era tutto un altro mondo veramente. Certo, che macchina avevi Pupi quando eri all'apice? Quando ero all'apice la prima macchina era un Alfa Romeo 1300 del mezzo, era una macchinetta bella però piccola, era da ragazzotto, ecco. Sento la signora che suggerisce. Un bacione, signora. Senti, prego, senti Pupi, ma ecco, com'era la vita di un calciatore negli anni 70? Tu innanzitutto in che anno ti sposi e che orari avevate voi che giocavate al pallone? Allora, noi ci siamo sposati nel 71. Quindi io avevo 21 anni e lei ne aveva 19, quindi proprio di primo pelo, anzi, e poi ci siamo sposati il lunedì perché era proibito sposarsi il sabato, lì si era libero. Certo. Ma diceva che i barbieri e i calciatori si sposavano il lunedì perché era l'unico giorno libero che avevano. Ma quindi poi la vita era, diciamo, tra virgolette, a secondo di del programma che avevi in settimana, il lavoro che facevi, le cose, certi rapporti non li potevi avere perché sennò poi alla clinica non eri presente in campo mentalmente o fisicamente, allora ci rimetteva la squadra. Per queste erano tutte cose che una volta si vedeva, era l'obbligo, oltretutto alle 10:30 dovevi essere a casa tu, non potevi essere in ristorante o in giro per il mondo a ballare o a fare qualche cosa, dovevi essere a casa alle 10:30. E a me è capitato una volta che in appartamento con Claudio Sala e Cattellini sono scappato per venire, diciamo, a Trezzo dal Rosa. Quella volta lì era Giagnoni che è arrivato là perché gliel'hanno detto che hanno visto la mia macchina per l'autostrada e gli altri hanno cercato di difendermi. Cioè, addirittura ti hanno visto in autostrada, e chi era? James Bond? Ma sai, in autostrada una volta alla Torino-Milano se c'erano 10 macchine erano tante. Qui non è come adesso che c'è parecchi gente, quindi tutte queste cose facevano parte delle curiosità delle persone che le dicevano, telefonavano, ma ho visto la macchina di Pulici andare verso Milano, è normale che l'allenatore si muoveva. Ma tu e Ciccio Graziani non avete avuto fortuna con le uscite di nascosta, che lui mi ha raccontato
quando prese la macchina di nascosto e ritiro in nazionale a Torino, io stavo male da ridere, guarda, che Berzot dice io ho parcheggiato là, no, l'hai messa di là. Senti un po', ma è bello parlare con voi perché si spazia da una parte all'altra, no? Invece saltiamo all'inizio della tua carriera. Tu nella prima intervista bellissima che ti ho fatto e che in rete è andata veramente bene, mi aveva colpito il tuo racconto di Gigi Meroni, che tu praticamente, a parte gli facevi le scarpe, poi spieghiamo cosa vuol dire per chi non mastica queste cose, ma la cosa che mi ha scioccato è che tu il giorno che Gigi, purtroppo la sera che Gigi muore, tu qualche ora prima l'avevi visto, giusto? Ma eravamo assieme perché ero, diciamo, convocato alla prima squadra quando lui, diciamo, è successo parte che ha giocato in casa con la Sampdoria. Ma quando siamo stati in sede a mangiare, Fabri, di solito la domenica sera noi dormivamo tutti assieme in albergo vicino alla sede che c'era. Quella sera invece Fabri ha detto andate a casa, ci vediamo martedì, perché la partita dopo c'era il derby. Sì. E Meroni e Poletti in macchina dalla sede mi hanno portato in stazione a prendere il treno, che io venivo a casa. Ma io sono arrivato in centrale a Milano, c'era mio fratello con degli amici a prendermi con la macchina e mi hanno detto è morto Meroni. Ho detto ma che cavolo dite, mi ha portato lui in stazione un'ora e mezza fa. E fa, invece purtroppo era la storia. Cosa posso immaginare? Lo sgomento, immagino che tu abbia anche pianto e parecchio. Sono cose che poi, essendo il ragazzino che sfonda le scatole, che la prima volta che ho giocato con la prima squadra, un amichevole giù in Emilia, una roba, il magazziniere mi aveva dato solo le scarpe di allenamento, non quelle della partita, e lui mi ha dato le sue scarpe per poter giocare questa partita. Quindi sono episodi che, detti così, hanno poco senso, però sono cose importanti per un ragazzo che si approccia alla squadra, che deve entrare, non deve sbagliare certe cose. Quindi sono tutte piccolezze che però per me sono state tantissime. Senti, ma è giusto dire che, a parte che il tifo granata, io dico, è uno dei più spettacolari d'Italia perché arriva da grandissime sofferenze, Superga prima, Meroni poi, Ferrini, insomma, ha pagato duramente il prestigio del nome, il Torino, dico sempre io, no? Perché comunque, ecco, io però voglio dirti questo, muore Meroni, è giusto dire che il popolo granata si attacca a questo giovane attaccante, Paolino Pulici, che li ricambia in campo a suon di gol e soprattutto con prestazioni dove 9 su 10 tu getti il cuore oltre all'ostacolo, è giusto? Io cercavo di copiare quello che dicevano i vecchi, perché fondamentalmente io avevo, quando mi sono approcciato alla prima squadra avevo 18 anni, quindi ero un ragazzotto, non avevo la possibilità di dire, di fare, di pretendere qualche cosa. E poi quando senti uno come Giorgio Ferrini che dice buttiamo il cuore al di là dell'ostacolo poi andiamo a prenderlo, uno come Meroni che in settimana faceva, non dico la pelandra, ma quasi in campo, alla domenica diventava imprendibile veramente, tutti giocavano con Bin, che come centravanti erano quelli di un certo livello, un armadio a muro nel vero. Sì. Bombino era bello tosto, poi c'era Natalino Fossati, che lui non scherzava, Agroppi, che era un altro di quelli centrali che ti raccomando, quindi c'era Moschino, che era il cervello della squadra, che poi è stato sostituito da Pecci, ma finché non è stato sostituito da Pecci, mancava qualcosa lì dentro e noi ce ne accorgevamo di queste cose, però fondamentalmente era stato troppo importante ascoltare queste persone, perché quando ti raccontavano le cose era una vita vissuta con quella,
e quando ti dicevano non sono i tifosi del Toro, per il torinista è una fede quella lì, non è un essere tifoso. Certo. Scherzando può dire è una fede, ok, cristiani, musulmani e torinisti, gli altri non esistono. Ma senti Pupi, ma io voglio chiederti, ci sei? Sì, sì, ci sono. Ti voglio chiedere, quel Torino in tutti gli anni 70 ha dei giocatori di primissimo piano. Agropi stesso, secondo me, avrebbe meritato più fortuna come calciatore, no? Parlo a livello di nazionale. Perché Pecci, Pulici, Graziani, Castellini non riescono a trovare il giusto spazio? Eppure Berzotto è un cuore granata. Era, a detta di tutti, lui si spacciava di fuori. Probabilmente, come hai detto te prima, c'era qualcuno che diceva no, quelli devono giocare. Certo. Devono giocare altri giocatori. Cioè, il Torino, se io fossi stato un allenatore, il Torino dei 50 punti, che è stato più forte di quello che vince lo scudetto l'anno prima, perché... Ma un certo Eraldo Pecci diceva che noi facevamo 60 punti e lui trovava il modo per fare le 61. Ecco, vedi. Quindi cioè, ci sono tante cose che non è che le pensano solo i tifosi e basta. Certo. Cioè, vengono fatte, vengono dette da giocatori che l'hanno vissuto realmente. Però quel Torino avrebbe potuto fare come il grande Torino, se venivano convocati 10 su 11 o meglio ancora 11 su 11, nessuno avrebbe potuto dire nulla, o sbaglio? In nazionale. Ma in teoria sì, in pratica c'era qualche cosa che noi non potevamo fare. Ecco, ecco. E senti, tu quando sei arrivato a Torino, penso di sì, perché quando ero bambino io c'era l'eco, c'era ancora l'eco del grande Torino quando tu arrivi al Philadelphia. Ma c'era, e come c'era? C'era anche quando io sono andato via da Torino. Questo eco del grande Torino, anche perché quella era una squadra che era impossibile ricordare. Certo. Cioè, era un qualche cosa veramente di grandioso. Ha vinto 5 scudetti di fila e poi se n'è andato, se no ne avrebbe fatti molti di più, ne avrebbe fatti. 10 giocatori scudetti erano nazionale, meno il portiere, cioè, è l'unico che mancava di quella squadra. Ma quindi certe cose non si possono dimenticare, e fare ricordarle è una cosa normale. Io ti dico, quando c'è stata l'inaugurazione del Philadelphia, che c'era lì un certo Valentino Mazzola, che era il figlio di cioè Sandro Mazzola, che era, sì, c'era il nipote poi che si chiama Valentino anche lui, e si chiama Valentino. Quando Sandro me l'ha dato per mano da accompagnare in centrocampo, ma io mi sono emozionato, avevo Valentino Mazzola per le mani, ma scherziamo, sì. Era un qualche cosa di, diciamo, di indescrivibile quello che stavo facendo in quel momento. Io tra l'altro sono amico della nipote di Ballarin, del portiere di riserva, che tu conoscerai, che c'è il museo dedicato ai... Ho la fortuna di conoscere la moglie, tutti quelli che i fratelli, i figli di quei giocatori. Insomma, quando parlavi con loro una certa emozione c'era, e come. Guarda, io dico sempre, non sono diventato tifoso del Torino per qualche mese, ti spiego perché. Ero in terza media, io sono arrivato al calcio tardissimo, perché quando avevo 6-7 anni andai a fare il provino per la squadra di calcio e l'allenatore mi passa il pallone, io l'allenatore a destra, io il pallone lo mando a sinistra, lui mi prende e dice vai via, il pallone non è per te. Con sto borsone più grande di me, piangendo, torno a casa, che se fanno oggi una cosa del genere denunciano l'allenatore, no? Beh, devi, puoi immaginare, quando si è bambini, sei stato bambino anche tu, si è cattivissimi, e quando si giocava a pallone io puntualmente venivo scartato, e quindi per anni ho avuto odio verso il pallone. Solo che un giorno mio povero papà prese la famosa enciclopedia Tutto il calcio minuto per minuto, la apro e mi trovo la foto di Gianni Rivera, dico boh, basta, allora
sono milanista. Però qualche mese dopo andai con la scuola in gita a Torino e andammo anche a Superga. Io ho 13 anni, ma ricordo che piansi davanti a quella lapide, e da allora il Torino comunque nel mio cuore, no? C'è il Milan e poi il Torino. Quindi ecco, io ti voglio chiedere, tu la prima volta che hai indossato quella casacca hai provato un brivido? Secondo me mettere la maglia del Torino è diverso che mettere anche quella del Real Madrid, o sbaglio? Io ti posso dire una cosa, la prima partita vera che ho giocato con quella maglia era lì al Philadelphia, e allenatore c'era un certo Ober Danusello, che è stato un maestro pazzesco in quel... E mentre scendevamo il tunnel per entrare in campo, lui dal di dietro: ragazzi, ricordatevi che quelli da lassù vi stanno guardando. Fa sentirti dire che quelli da lassù vi stanno guardando. C'è stata un'emozione quando siamo entrati in campo che non finiva più. E giustamente, avendo i tifosi che vedevano le partite, come ti sostenevano, una roba un'altra, è diventato una cosa che... una seconda pelle. Non potevi non dire: questa è la mia maglia. A parte che una frase del genere ti fa entrare prepotentemente nella famiglia del Torino. Cioè, è come se questi 11 angeli fossero di casa, di famiglia, non lo so. Io sentirmi dire una roba del genere vuol dire che faccio parte della famiglia, giusto? Ma esatto. Quindi non è che l'ha ripetuto una volta, quasi sempre quando entrava in quel campo lui ce lo ricordava. E ha detto: ricordatevi che loro lì sopra hanno giocato e hanno ottenuto quei risultati, quindi voi non potete demolire lo stadio, dovete giocare per tenerlo alto questo nome di stadio. E fa, insomma, tenere alto il nome del Philadelphia, diciamo che ha dato tantissime soddisfazioni. Fa, io posso essere contentissimo perché su quel campo ho vinto 2 scudetti con la primavera. Certo. E quindi, insomma, è tanta roba già quella lì. Cavolo. Tra l'altro io, torno a ripetere, pur non essendo granata, ma quanto male mi ha fatto vedere demolire quello stadio. Ed è una cosa che mi fa incazzare, ti spiego perché, Pupi, e lo sai meglio di me perché sei diventato uomo prima di me. Se tu devi rifare una finestra in casa tua, anche se un condominio degli anni 70, arriva fuori la sovrintendenza delle belle arti, eccetera. Quello lì era il tempio del calcio e si è permesso di raderlo al suolo. Ma come può essere? Ha tolto le tribune, ma se c'è da tentare qualche cosa, invece di lasciarlo demolire, cercate di intervenire prima, conservatelo a un certo livello, perché prima non è che c'era, però c'era sempre qualcuno che volontariamente sistemava dei tetti, e lo stadio è diventato lungo per tanti anni. Logico che se stai a fare più niente... si demolisce. No, ma i tifosi granata sono stati splendidi, perché ogni tot di tempo andavano, strappavano l'erba lunga, lo pulivano, cioè su quello giù il cappello, ragazzi. Però sono le istituzioni quelle che hanno sbagliato, o no? Ma certo, era la gente che, diciamo, che aveva per le mani la possibilità di fare determinate situazioni, cosa che invece adesso quelle cose purtroppo non ci sono più e via. Eri in mezzo ai tifosi, quando arrivavi al campo a fare allenamento parcheggiavi la macchina nell'antistadio, ma non c'era nessuno che parcheggiava la macchina, perché tanto è sicuro che c'erano i tifosi che la tenevano sotto controllo. E questo era un qualche cosa che a noi serviva molto, perché quando uscivi e sentivi un vecchietto che c'era lì che ti diceva: hai fatto quella giocata che ricordava Valentino, hai fatto che ricordava un altro giocatore, ti facevano i paragoni e te ti sentivi orgoglioso di essere paragonato ai personaggi. Certo, io ho saputo una cosa che non sapevo di te: eri a spasso per Torino e un giovane ha scippato un'anziana
tu viaggi sempre con un pallone in tasca, hai tirato fuori il pallone, hai tirato e l'hai colpito in pieno mentre scappava in moto, è vero? Ma adesso non era d'abitudine fissa avere il pallone quel giorno, per fortuna l'avevo e... Senti, c'è un mio amico che vende auto, Mercedes. Un giorno si presenta da lui un giocatore del Torino e gli chiede: questa Mercedes coupé, ma dice, io la voglio color granata. Dice, no, il granata non c'è. Come si chiamava questo giocatore? Quel giocatore, quella macchina ce l'ha ancora. Ce l'hai ancora, bellissima tra l'altro. Solo che, vedi, tante volte dici la fortuna. Ma c'era uno dei dirigenti della Mercedes di Stoccarda che io avevo conosciuto per caso quando eravamo a Monaco. Noi eravamo in albergo a Stoccarda. E poi, quando l'ho visto lì nella concessionaria, salutato una roba, un altro, e mi fa: ma cosa c'è che non va rotolate? E gli ho detto: ma io la voglio granata, e dicono di no. Mi fa: ci penso io. Infatti il primo di aprile del 64 è arrivata la macchina granata. Cavolo. Quanti anni ha adesso? Quindi del 74 hai detto? Oh, 90. Ah, 94. Sì, infatti... 28 anni. Ah, ok. No, perché io pensavo, ho detto, magari ne ha preso un altro. Io l'ho vista la tua, è meraviglioso, no, tra l'altro. No. Sembra uscita dalla fabbrica. È uscita dalla fabbrica così e lì ancora così. Oh, quando poi te ne vorrei sbarazzare, a parte che immagino che ci sarà una fila lungo un chilometro. Ah no, c'è la precedenza, perché la nipote mi ha detto che quella macchina serve a lei quando si deve sposare. Infatti. Ma non dunque, la posso dar via fino a quel giorno. 27 aprile 50, quindi hai appena compiuto 22 anni più IVA, giusto? No, dico io con i ragazzi, dico che non sono vecchio, io sono antico. E poi in aritmetica c'è prima il 2 o il 7? Il 2. I miei sono 27 anni, non sono tanti. Ma io dico sempre, siamo minorenni anziani. Senti Pupi, parliamo adesso del campionato che sto giocando, il campionato virtuale. Praticamente cos'è successo? Che il Torino, sta succedendo quello che nella realtà è successo, Milan in testa con 20 punti va a giocare a Torino contro il Torino la giornata scorsa, 12ª giornata, Torino secondo con 17 punti, batte il Milan nel virtuale 1-0, gol di Claudio Sala, no? Ecco, quel Torino è allenato da Gustavo Giagnoni. Torino 72, Torino 75, che differenza c'è tra i due Torino? Giagnoni radice. Ma non c'è tanta differenza, perché tra virgolette tutti e due gli allenatori avevano un carattere molto forte in campo, trasmettevano la mentalità toro con, si può dire, quasi alla pari. L'unica cosa che forse noi in quel periodo avevamo perso Moschino, era il regista vero della squadra, e Claudio Sala, Zaccardelli, che giocavano più o meno in quel ruolo, non erano proprio dei registi nel senso della parola, ma si adattavano a quel gioco, e adattandosi a quel gioco probabilmente qualche cosa è venuto a mancare, anche se come assist man erano due giocatori favolosi dal mio punto di vista. Poi c'era Groc, mediana, quindi Fossati dietro. Cioè si stava cambiando, e tante volte certi giocatori, per inserirsi bene per la squadra, ci voleva più di un anno per la cosa. Non è come ha detto che giochi sei mesi in una squadra, sei mesi dopo sei. Una volta c'era fatto di essere presi in una società e conservato per tempo, il più tempo possibile, per valorizzare sia il tuo modo di giocare
e farti diventare, tra virgolette, uno dei giocatori importanti della squadra. Certo. Cambiamo per un secondo discorso, ti mando, se non mi dimentico, i saluti di Giorgione Carrera, che conosci benissimo. Ascolta Pupi, succede che il Torino ha un calo, ma brusco proprio, dalla stagione 77-78 comincia la discesa, no? Perché questa discesa, Pupi? Ma perché quella discesa è incominciata cambiando determinati giocatori e quelli che li hanno sostituiti non riuscivano a rendere, tra virgolette, bene come quelli. Claudio è andato a Genova, Castellini è andato al Napoli, parecchi giocatori di un certo livello se ne sono andati, Graziani è andato a Firenze, alla Roma, ma quindi certe particolarità venivano sostituiti da giocatori che magari facendo una partita sola erano idonei a sostituirli, un campionato no. Certo. E allora queste cose ci hanno penalizzato e penalizzato parecchio. Ma come mai va via Castellini dal Torino? Non ho mai capita sta cosa io. Quando uno decide che Castellini è vecchio e deve giocare un altro, a quel punto tante cose vengono saltate. Sono quelle cose che non riesci a capire. Ma perché Graziani è andato via? È andato via lui o l'hanno mandato via? C'è sempre la domanda, appunto, di domanda, di chiarimento di queste cose. Certo. Eppure, ma perché Pulici è andato via? Perché era vecchio? Volevo arrivare là, infatti. Mi avevi già accennato qualcosa? Io avevo 32 anni, hanno preso per sostituirmi Selvaggi che ne aveva 30. Quindi non è che hanno mi hanno piegato. Probabilmente quando Pianelli ha venduto il Toro, l'ha venduto tutto meno il mio cartellino che me l'ha regalato, io in quella società davo fastidio perché non potevano fare quello che volevano loro. Quanto male ti ha fatto andare via da Torino, Pupi? Tantissimo, perché gli anni che ho giocato a Udine e a Firenze, sì, giocavo, ma era come giocare con la maglia del Toro, era tutta un'altra cosa. Però attenzione, tu con la maglia dell'Udinese, io quel giorno esultai come se il Milan avesse vinto il mondiale, il Milan non c'entrava nulla. Tu con l'Udinese fai un partitone contro la Fiorentina, se non ricordo male fai una doppietta. Esatto. Che io ero là attaccato alla radio, grande Pupi, insomma, è una soddisfazione. Con una doppia soddisfazione, di là di aver fatto i due gol, ma era la prima partita che l'Udinese vinceva Firenze in tutta la sua vita. Pensa a te. Quindi era un traguardo che quando siamo arrivati a Udine, ci è mancato poco, mi portavano con la macchina di peso a casa. Eh beh, ma tu hai fatto in tempo a giocare con Zico o no? Vai via prima? Sono andato via l'anno che lui è arrivato, però un paio di partite in beneficenza ho fatto in parte. Comunque era un giocatore veramente eccezionale. Diciamo, lui, Pelé sono stati i giocatori che io ho incrociato e secondo me sono stati quelli più forti in assoluto che ho visto giocare. Pelé è nel torneo del bicentenario, giusto? Ma io l'avevo visto prima, quando lui era venuto a giocare contro il Milan o contro l'Inter, adesso non mi ricordo più, erano in ritiro in Alessandria. Sì. Alessandria ha chiesto a Toro e alla Juve dei ragazzi per fare primavera un po' più forte da dare contro questa squadra e io facevo parte di uno di quel gruppetto lì. Ah. Vai lì, giochi una roba, poi l'allenatore mi chiama e dice faccio giocare il mio ragazzo, perfetto. E io ho detto chi li vede più questi mostri? Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, era la nazionale brasiliana. E mi sono messo, diciamo tra virgolette, tra le due panchine a guardare questi giocatori. A un certo punto c'è Tostão, il centravanti, prende un colpo
e viene verso la panchina, toglie la maglia e gli dice al mister: mister, è meglio mercoledì che oggi, che era una domenica che giocavamo, perché le coppe intercontinentali erano tutte di mercoledì. Fa: il mister mi guarda e fa: vuole? E ho detto: chi è che non può voler giocare con la maglia del Santos? E ho finito la partita quei 10 minuti. Cavolo! Come tutti i ragazzi, presumo di non aver fatto una cosa sbagliata. Mentre mi avvicinavo all'allenatore, gli ho chiesto se potevo tenere la maglia. Ma non è che adesso che ce ne sono 2000 maglie. Una volta una divisa durava un anno, durava. E lui me l'ha detto chiaro e tondo, mi fa: no, mi dispiace perché ci serve mercoledì. Cavolo, peccato. Tolta deluso e gliel'ho data. Sai, ti senti una pacca alle spalle, ti giri, vedi Pelé, mi sono fermato, ho guardato, lui mi fa: alla prossima te do la mia. Cappere, gli ho detto: grazie mille. E poi dentro di me ho detto: e chi lo incrocia più questo me? Quell'Udinese lì, signore e signori, non era una squadretta tanto per. Corti, Galparoli, Tesser, Gerolini, Edigno, Cattaneo, Cesarone, Causio, Chiarenza, Mauro, Miano, Virdis. Grande Šurjak, grandissimo. Centrocampista divino, guarda, veramente. E purtroppo, effettivamente, hai detto una grande cosa. Šurjak era uno che mi piaceva tantissimo, come ad esempio Neumann, il tedesco che giocò lì a Udine. E sono stati due giocatori sottovalutati, non capisco perché, ma Šurjak soprattutto, o sbaglio? Ma perché veniva, secondo me, per l'Udinese veniva calcolata una seconda squadra, non una squadra, diciamo, d'elite, come il Milan, l'Inter, la Juve, certe squadre in particolare. È come il Toro adesso, ha fatto con noi è arrivato a certi livelli, poi dopo non è successo più niente, è sceso di graduatoria. Quindi è normale che non viene preso in considerazione dalle società. Certo, ma poi comunque diciamo che via da Torino qualche soddisfazione ancora te la sei tolta. Allora, torniamo a 71-72, domenica prossima il Torino affronta, il Torino virtuale affronta, dunque, il Milan va a Napoli, voi giocate in casa contro il Verona. Quel Verona che aveva tra le sue fila un giocatore tu hai conosciuto, Emiliano Mascetti. Che persona era Emiliano? Ma Emiliano poi ha giocato con noi anche. Sì. È venuto al Toro, ma era una persona che di quelle, diciamo, di alto livello, calcolandolo che lui doveva giocare a certi e sostituire. Quando devi sostituire certi nomi, Ferrini, una roba, per i tifosi diventa difficile inserirli. Invece lui, comportandosi proprio bene, si è inserito di turbare nessuno. Ecco, però Mascetti io lo catalogo con quei è un altro giocatore che a mio avviso avrebbe meritato più fortuna. Secondo te, perché comunque aveva due piedi, signori, poi tu ci hai giocato insieme, tanta roba. Era uno di quelli che si faceva notare alla grande, veramente. E perché non ha avuto la fortuna che meritava? Ma sai, poi tante volte ci sono le spinte di qualcuno che, come dicevi te, che è al di fuori, però di calcio non ne capite moltissimo, e vuol far capire che lui ne capiva, e lui non era all'altezza. Perché non faceva le cose che probabilmente faceva Ferrini, non aveva la cattiveria di Giorgio, però aveva i piedi più buoni. Certo, certo. Nel Verona ha fatto delle cose eccezionali, però non è mai stato preso in considerazione anche a livello nazionale, non è mai stato uno di quelli che dici: non gioco bene nella mia squadra, vengo convocato. No, assolutamente, non era preso in considerazione. Tra l'altro Mascetti è un mio paesano, perché casa sua è dove abitava lui da giovane, a 500 metri da casa mia. Quindi, ma guarda, qua a Como abbiamo Mascetti e Meroni, che sono i due idoli, no? Ogni tanto vado a trovarlo, Gigi,
gli metto un fiore, la prossima volta glielo metterò uno anche per conto tuo, che sicuramente figurati, lo faccio con tutto il cuore. Inevitabilmente quando vado là mi scappa la lacrima, pur non avendolo conosciuto, però noi siamo cresciuti col mito qua a Como di Gigi Meroni, ci mancherebbe che non fosse così, perché ci sono alcuni giocatori, e tu sei tra quelli, che vanno oltre la maglia, cioè i Pulici, i Baggio, i Gigi Riva, avete preso applausi anche dalle tifoserie avversarie. Ci sarà un motivo, ci sarà un motivo, o sbaglio? No, è la verità. Tante volte quando gli avversari ti applaudono vuol dire che hai lasciato un segno incancellabile. Beh, questa è una cosa molto bella, è una cosa importante. Certo, cos'è che ti manca più del tuo calcio, a parte i 20 anni? Ma diciamo che manca la gente, mancano i tifosi, vedere gli stati strapieni come giocavamo noi. Fa, noi a Torino meno di 60.000 giocava, c'era sempre più 70, 72, 75. Ma era un qualche cosa, venivi a giocare a San Siro, avevano 80.000 in due anelli, non in tre, ma quindi era un qualche cosa. Giocavi a Genova, c'erano 50.000 persone, ma dove andavi a giocare c'era sempre un numero di tifosi esagerato, e non è che te giocavi ed eri bravo solo per la tua maglia, perché in certe partite anche gli avversari capivano che quella squadra era forte e nelle giocate belle l'applaudiva, e quindi ti sentivi gratificato due volte. Beh, credo che era anche diverso l'approccio del tifoso alla partita. Allora, io e te facciamo parte di quella generazione cresciuta quando ci voleva lo schiaffone arrivava e faceva bene più che male, no? Al momento tu non lo capivi. Ecco, invece adesso stiamo vedendo di quelle cose. Ma infatti il tifoso una volta sapeva la formazione a memoria, adesso fa fatica a ricordare i nomi di chi va in campo. È un qualche cosa di assolutamente diverso. Il tifoso poi si affezionava al giocatore anche perché magari quel giocatore veniva poco giù da più perso. Ci sono. Sì, quel giocatore veniva dal settore giovanile e venendo dal settore giovanile veniva riconosciuto più, diciamo tra virgolette, di quello che come adesso che arriva da altre squadre, che cambia di vuol dire, non ha senso proprio. Ma io dico, non gioca una squadra, non c'è un giocatore nostro del settore giovanile presente, ma siamo pazzi. Infatti hai anticipato la mia prossima domanda. Prima però voglio farti vedere, dimmi se vedi bene lo schermo. Questo è Cesena Torino, Torino Cesena ricostruito da me. Vedi bene lo schermo? Sì. Ok, questo è il tuo gol, eh? C'è il cross di Santin, Pulici, gol. Ecco, adesso ti vedi, fa un primo piano adesso su di te, così ti rivedi di costo. Eccoti qua, c'è Ciccio Graziani, ci sei tu, Santin che ha fatto il cross, Zaccarelli. Come ti sembra? Mica male come gol. Questo è, dico, non è proprio identico, però tu lì ti tuffi proprio, giusto? Lì io là mi tuffo, anche perché sul cross che c'è stato, che era, mi sembra di ricordare, quello col Cesena, che dalla sinistra, giusto? Dalla destra è stato fatto il cross, Graziani ha sbagliato lo stop, sì, è rientrato e ha crossato facendo non il cross perfetto, perché la messa bassa, ho dovuto buttarmi in tuffo per prenderla, se no non l'avrei. Sì, ma era davanti a me, non l'avrei mai presa io quella palla. È una roba, è un gol da film, eh? È un gol da film quello lì. Sì, e che poi non è l'unico che ho fatto in quella maniera, perché poi guardando i filmati che
che mi hanno dato una roba, cioè ne ho fatto un altro con il Milan, uno col Verona, uno con la Sampdoria. No, cioè... tu ne hai fatto un altro che non giocavi più a pallone, in rovesciata in una partita tra ex, qualcosa da pelle d'oca. Contro la nazionale cantante. Se, ma lì ti si è arrampicato in cielo, proprio hai fatto sta rovesciata da paura. Ma dovevo farla, perché c'era un certo Gianni Morandi che continuava a rompermi le scatole per chiedermi di fare una rovesciata. Guarda che non devi dirla a me, devi dirlo a quello laggiù, a Claudio Sala, che lui sta come mettermi la palla. Infatti neanche farla apposta, ha messo questo pallone che è risultato tutto perfetto. Meraviglioso. Senti, tu hai fatto in tempo a giocare contro Diego Armando Maradona? Io contro di lui ho giocato l'ultimo, il primo anno che lui era qui, che era l'ultimo che io giocavo, ma ero a Firenze, quindi non, diciamo che in campo non ho fatto. Beh, comunque l'hai visto e avresti potuto giocarci, quindi possiamo fare un parallelo. Ti faccio una domanda che fanno tutti, è antipatica, però tu li hai visti, con uno ci hai giocato, con l'altro ci sei andato molto vicino. Pelé o Maradona? Gianni Minà dice Maradona perché faceva le stesse cose di Pelé a velocità doppia. Tu contro Pelé ci hai giocato, che mi dici? Io ti dico una cosa, io dico Pelé per un semplice motivo. Pelé aveva il destro, il sinistro ed era forte di testa. Ah. Maradona aveva solo il sinistro e di testa usava i pugni. Eh beh. Se no la palla non la prendeva, anche se detta schietta ai napoletani, prima di Pelé, prima di Maradona l'ho fatto io il gol di pugno al Napoli. E si libera di un avversario, poi c'entra. Sulla traiettoria sono in due Pulice e Bruscolotti, ma è il Granata che assesta la palla con il pugno destro alla deviazione decisiva. Per l'arbitro è tutto regolare. Fier, come lo chiamano a Napoli. Ma ascolta un po', ma quella maglia ce l'hai ancora del gol di pugno? Ma quella, ma a parte che una volta non è che le maglie lo so. E a fine anno non sempre le maglie venivano date. Ma ascolta, tu hai visto anche, non so se penso, no, tu c'eri Olanda Italia del 74 ad Amsterdam? Ad Amsterdam, certo. Perfetto, ecco, infatti lo ricordavo bene. Quindi hai visto giocare anche il signor Johan Cruyff. Ma io ci ho giocato contro quel poro a Cruyff. Oh, ecco. Abbiamo fatto un amichevole contro Cruyff che lo marcava un certo Giorgio Puglia. Altro bel cliente. Prima di iniziare la partita fa, lo marco mi quello, che pensi mi... 3-0, 3 gol di Cruyff. Ma senti, ma Cruyff cosa aveva di così? A parte una corsa straordinaria, o sbaglio? Lui aveva un piede che la palla non si scollava mai. E quando lo vedevi correre, il pallone non era mai a mezzo metro di distanza da lui, era sempre di più vicino. E fai, avendo questa possibilità di direzione della palla, era imprendibile. Perché quando arrivavi o lo stendevi o lui se ne andava dove voleva. Pupi, ma ti rendi conto, tu, Gigi Riva, questi Mazzola, ma voi avete attraversato un decennio
dove, allora io dico sempre, gli anni 70 sono stati il decennio pieno zeppo di campioni in qualsiasi disciplina. Nel calcio c'era di tutto: Cruyff, Pelé, Tu, Bonimba, Riva, Mazzola, Rivera. Nel tennis Borg, McEnroe, Panatta, pugilato Cassius Clay. Ma quando pensi che tu hai fatto parte di quel meraviglioso circo, non ti viene la pelle d'oca? Ma quando ci pensi, dici, ho avuto la fortuna di giocare il calcio più bello che si conosca. E che ne dicano adesso una roba, adesso il calcio è ridicolo. Anche perché onestamente io dico che il tifoso paga il biglietto per vedere il tiro in porta, a favore o contro che sia, l'adrenalina vera te lo dà il tiro in porta, e dentro e fuori, lo para, non lo para, è gol, non è gol, fa. Ma al giorno d'oggi, quando vedi tanti, vedi 10 tiri in due squadre, una volta di tiri ogni minuto, minuto e mezzo al massimo c'era un tiro in porta, e il tifoso era coinvolto in questa situazione, ma quindi essendo coinvolto partecipava fino in fondo, urlava per sostenere la squadra, per farla reagire, per cercare tra virgolette di spaventare gli avversari. Tutte queste cose al giorno d'oggi non si vedono più. Certo. Vedi solamente gente che la tocchi con un dito, si buttano per terra urlando come se l'avessi ammazzata. Come si accorgono che l'arbitro non ha fischiato, salta a piedi, corrono il doppio di prima. E queste non sono cose che meritano i tifosi di vedere, ecco. Certo. Guardi, io ho avuto la fortuna di sentire una persona che tu hai conosciuto, che era meraviglioso, Tarcisio Burnic, un uomo dal... Il mio primo terzino, che mi, quando gli ho fatto gol a San Siro, l'1-1, perché aveva fatto gol Facchetti dopo 6 o 7 minuti, dopo 10 minuti ho pareggiato io, come è ripartita l'azione che mi è tornato vicino, mi fa: complimenti Paolino, gran gol. Io l'ho guardato e gli ho fatto: ma Tarcisio, io ho fatto gol e mi fai i complimenti? Mi fa: capirai perché te lo dico. E aveva ragione, perché veramente erano, diciamo tra virgolette, uomini diversi. Sai cosa mi ha detto lui? Io gli ho chiesto qual era l'attaccante che gli faceva più paura, mi ha fatto i soliti nomi: Gigi Riva, Anastasi, Bonimba, Pulici, un altro che non ricordo, vabbè, comunque quelli che soffriva di più. E gli ho detto: ma tu la notte prima dormivi? E lui mi fa: va, qualche volta non dormivo, ma ti garantisco che anche l'altro faceva fatica a prender sonno. Ecco, tu quando sapevi di dover giocare contro questi armadi con le gambe, era un qualche cosa di particolare, a parte la soddisfazione di dire: mi ha marcato Burnis, mi ha marcato Anquilletti, mi ha marcato Facchetti. Era un qualche cosa di eccezionale. Logico, se ci pensavi non dormivi la notte. Certo, certo. Infatti la maggior parte ti dicevano: cerca di riposarti così domani corri di più. Però non era così semplice. Guarda, mi commuovo a parlare di Tarcisio, perché è stato splendido. Guarda, io ho avuto la fortuna non di conoscerlo personalmente, ci sentivamo al telefono, un signore con la S maiuscola. Lui mi ha sempre detto: guarda Valentino, in campo ce le davamo come fabbri, ma i tre fischi finali si tornava amici. In campo era guerra, ma al fischio finale basta, finiva tutto. Quindi... Esatto, era proprio così. E c'era, diciamo, tra virgolette, il vantaggio di dire: io posso dire, quando venivo a casa da Milano, e giocavi con l'Inter, Tarcisio no perché abitava da un'altra parte, ma Facchetti, che abitava a 5 km da casa mia, mi portava a casa lui in macchina. Pensate. Da avversari, come delinquenti in campo, e poi essere sulla macchina insieme per fare il pezzo di strada per venire a casa. Cioè, cose dell'altro mondo, una cosa quasi irripetibile. Ma tu chi è che soffrivi di più come difensore? Ma non è che, diciamo, c'era qualcuno che soffriva.
Diciamo quello che mi dava più fastidio era Gentile, ma per un semplice motivo, perché lui era, diciamo, meglio affrontarlo quando era in forma, perché se non era in forma, dal ginocchio in su era una botta. Mamma mia, l'ho sentito l'altro giorno, tra l'altro, Gentile. Era cattivissimo lui in quel momento, perché lui diceva: io ti devo fermare, se no te mi fai il gol, io perdo la partita. Quindi poi, giocando con quella maglia, diciamo, era anche un po' protetto, perché altri giocatori, con i falli che faceva lui, erano mandati negli spogliatoi primi. Certo. Al massimo lui beccava il cartellino giallo, no? Quello rosso. Senti, Cucureddu mi ha detto, io gli ho fatto la domanda, lui vive in Sardegna, lo sai, no? Sì. Ho detto: ma tu ogni tanto torni a Torino? Ecco, lui mi ha detto: Torino come città mi manca molto. A Puli ci manca Torino? A Puli ci manca Torino, perché sai, quando fai tanti anni lì, sai cosa vuol dire? Sai, passi 14-15 anni in una città, diventa un qualche cosa di importante. Certo. Oltretutto come uomo, perché Torino è molto bella. Sì. Visiti certe cose, puoi andare, vai in giro senza che tu ti rompi le scatole, ma piove per una giornata, fa niente, ci sono i portici, i bagni, cose che nelle altre città non ci sono. È vero. Torino è una di quelle città che ti ruba il bene, ti si fa affezionare, fa sì, ci manca. E poi io ho fatto quello che ho sempre detto a mia moglie, che fa: quando finivo di giocare tornavo a casa mia, non mi sarei fermato da nessuna parte. Lei a Torino si sarebbe fermata subito, anzi sarebbe tornata immediatamente. Tu dove abitavi? Dove abitavate a Torino? A Santa Rita. Vicino allo stadio. Ah, ok. Diciamo un chilometro nemmeno. Ah, quindi insomma centrale di Brucco. Alla domenica, finita la partita, andavamo a casa a piedi, camminando, in mezzo ai tifosi. Certo. Senti, Tato Sabadini, alla domanda: secondo te chi vince questo campionato virtuale? Lui mi ha risposto: se gli arbitri del computer sono più seri, più onesti di quelli che ci furono in quel periodo là, vince il Milan. Però io dico: attenzione, perché il Torino, e difatti il Torino, ha battuto il Milan 1-0, come ti ho detto, gol di Claudio Sala, quindi siete a un punto dal Milan. Ti faccio la stessa domanda, anche tu mi rispondi allo stesso modo? Ma diciamo che per noi del Toro, se ci fosse stata più onestà da parte degli arbitri e non veniva calcolata la differenza di maglia, forse qualche scudetto in più l'avremmo vinto di sicuro con quella squadra. Comunque io voglio dire, voi vincete il primo scudetto dopo Superga, quindi di fatto siete nella storia come, non dico come gli eroi di Superga, però avete rotto quel periodo assolutamente assurdo, pieno di sfortune. In mezzo ci fu anche la retrocessione in B, il famoso Talmone Torino, eccetera eccetera. Qual è la partita che tu avresti voluto giocare dalla prima partita che hai fatto con la maglia del Torino all'ultima? C'è qualche partita che hai saltato e avresti voluto giocare? Ma qualcheduna, quando eri, cioè, io diciamo di infortuni non ne ho avuto molti, per fortuna non ho avuto problemi legati, proprio grazie agli allenamenti che si facevano, strappi, contratture e via dicendo, non ne ho avuti proprio niente, diciamo. Ho avuto un infortunio solo, che sono stato fermo 6 mesi e mi si è rotto il tendine dietro alla, ma per una stupidata mia, che uno era, per tenermi marcato, aveva il suo piede sul mio piede, invece di spostarlo per andare, sono partiti il ginocchio, si è aperto il contratto e ho fatto il disastro. Ed è stato l'unico infortunio. Però qualcheduno, magari qualche colpo, qualche cosa gonfia, allora magari la partita meno importante, ma l'allenatore ti teneva fuori per farti guarire, per farti giocare quella dopo, magari, che era più
con una squadra più di alto livello e fai magari vedere che i compagni facevano fatica in quella partita, dici porco Giuda, sempre in campo avevo già fatto gol e la squadra vinceva ed erano più contenti. Ce n'è qualche dubbio, però diciamo una in particolare saprei dirti di Tu quando arrivi a Torino sei un destro, giusto? Sì. Chi ti mette contro il muro a imparare a giocare col sinistro? Un certo Oberdanussello, che era l'allenatore della primavera. Siamo passati 5-6 mesi che ero al Toro, perché lui aveva stabilito che chi andava a scuola doveva andare per rispettare tutte le lezioni e una cosa. Quei giocatori che non andavano a scuola, alle 10 della mattina erano obbligati ad essere presenti in Filadelfia per preparare, pulire le scarpe, preparare gli spogliatoi per gli allenamenti. Insomma, eri lì. Quella mattina arrivo giù al campo e mi fa: Paolo, qual è il tuo piede? Mi è venuto da ridere. Gli ho pensato: oh, per 6 mesi che mi alleni e non sai che sono destro. E lui mi guarda e ride e gli ho detto: sono destro. E mi fa: e il piede più forte? E gli ho detto: il destro. Lui mi fa: bugiardo? E gli ho detto: come bugiardo? Lui mi fa: quanto pesi te? E gli ho detto: ero sui 70 kg, quindi fa: il pallone pesa 420 grammi. E allora qual è il piede più forte? Quello che calcia o quello che ti tiene in piedi? E io sono rimasto lì un po' basito. E mi fa: e ti dico di più, quando salti di testa, qual è il piede che ti spinge su? Non è mai quello che calcia. Ma quindi se te impari a usare quello, calci più forte. E aveva ragione. Perché poi da quella frase, con i compagni, una roba, ci siamo messi un po' tutti, e anche gli altri. Chi era destro, chi era sinistro. Ci mettevamo contro il muro per usare l'altro piede. Dopo, diciamo, 2-3 anni che avevo imparato veramente a usarlo, non so se c'è ancora o meno, a Coverciano nella palestra c'era una rete che misurava la velocità dei tiri. Io col destro la punta massima che ho raggiunto 123 all'ora. Ciao. 123, già tanta roba. Ma col sinistro ho fatto 178. E la miseria. E lui, onesto, quando gliel'ho detto mi fa: vedi, te calci di destro nell'angolino, il portiere si tuffa, tocca con l'unghia il pallone, corner. Stesso tiro di sinistro, passa la palla, arriva la mano del portiere, gol 1-0 per la squadra. Eh sì, mamma mia. Capperi ha avuto ragione, perché volere o volare, nei miei 174 gol che ho fatto nel Torino, ben 62 sono sinistro. Cavolo. No, ma poi se non imparavo a usarlo, quei gol non li potevo. No, ma io mi ricordavo che avevi la legnata, ma non avrei mai detto 170, ma anche solo 170 all'ora è tanta roba, eh. Ma infatti, io quando gliel'ho detto, lui ha detto: è normale. Perché il piede che, e giustamente, quando io saltavo di terra e spingevo in alto con questa gamba e mi portava la mia testa all'altezza della traversa, voleva dire che era molto potente come spinta. Certo. Perché arrivavi a 2,5 metri, in poche parole. Certo. 2,5 metri non è che ci arrivano tutti con la spinta. Fa quindi, sfruttando quella potenza della gamba, facevo questi tiri che erano incredibili. Infatti certi gol che ho visto, per dirti, il primo gol che ho fatto in Serie A contro l'Inter, ho tirato di destro, il portiere l'ha respinta, ho calciato di sinistro e ho fatto neanche farla apposta. Vedi come sono le cose. Guarda, io sono uno di quei milanisti che sognava di vederti con la casacca rossonera anche a 35 anni, quindi immagina se la mettevo mio papà cosa faceva, che era milanista. Ecco, vedi. Quindi, come dice Totò, io sono un tuo grande estintore. Senti, Paolino, voglio farti vedere una foto. Uno lo conosciamo, lo so chi è, Pianelli. Ma gli altri due chi sono? Riesci a vederli?
Allora, aspetta. L'altro è un allenatore del... Era allenatore della Roma. Ma chi? Questo qua, dici? Quello in mezzo. Questo? Perché mi sa che sono dei collaboratori di Pianè, perché erano a bordo campo quando vincete lo scudetto. E allora la somiglianza è forte. Non ti viene... Questo qui neanche lo sai, questo mi sembrerebbe un allenatore. Delle giovanili, non lo so, un preparatore, un massaggiatore. Può essere? Può essere. Perché vedi, Pianelli ha lo scudetto qui, è il giorno che avete vinto, giusto? Sì, è il giorno che gliel'abbiamo appiccicato noi. Senti, ma Pianelli che tipo era? Per me era un papà. Anche perché onestamente... Diversamente non potevo essere, visto come erano le cose. Poi lui era, diciamo, aveva preso questa squadra e una delle sue frasi ricorrenti quando gli chiedevano se gli vendeva Pulici, vendi Pulici, mi vendi Pulici, lui diceva Pulici gioca con me finché io sono padrone del Toro. Infatti la dimostrazione è che quando ha venduto il Toro ha venduto tutto meno che il mio cartellino che me l'ha regalato. Pensa a te. Io sono stato il primo giocatore in Italia ad essere padrone del mio cartellino. No. Senti, ma l'ultima domanda su Ciccio Graziani. Il tuo rapporto meraviglioso in campo con Ciccio, a cos'era dovuta questa intesa perfetta? Perché non sempre due attaccanti, voi siete andati in rete con la stessa frequenza, quindi... viene naturale magari rubarsi il pallone o cercare di fare più gol della... Invece voi venite chiamati i gemelli del gol. Perché? Dove c'era... Per il semplice motivo che per ottenere dei buoni risultati bisogna fare un ragionamento unico. Se io sono nella stessa posizione tua, siamo in due o positivi o negativi. Ma se io vado nello spazio dove opposto di dove ci sei te, quelle in area siamo in due che siamo pericolosi, non uno solo. Certo, certo. E per facilitare le cose, diciamo tra virgolette, guardandoci bastava strizzare l'occhio. Una schiacciata d'occhio diceva vado io sul primo palo, vado io sul secondo. Questo ci metteva in condizione di essere sempre in due in una posizione, uno sul primo palo e uno sul secondo, quindi in occasione di sfruttare al meglio la palla per fare gol. Ok. Ma il terzino che ti marca, dove va? Chiude gli occhi e ti viene dietro. Certo. E non sa da che parte vai. Se fai finta di andare sul primo e poi vai sul secondo, il pezzo di strada che fai assieme per andare... Primo lo fa anche lui, poi lui continua la sua corsa, ma ti perde perché te vai in una posizione dove lui per recuperare deve fare il retromarcia e correre in retromarcia non è semplice. Eh beh. E poi se devi staccare di testa per colpire la palla, sei in una posizione che va controcorrente e non riesci a ottenere il risultato ottimo. Certo. Pupi, tu eri in campo quando Causio beccò il cazzotto da Zagnoni? Sì. Ma dove è successa sta cosa? Ma c'è stato un episodio in campo, adesso l'episodio non me lo ricordo bene, che Causio ha brontolato con l'arbitro in maniera abbastanza violenta ed è stato espulso. Passando davanti alla panchina di Giannone gli faceva i versi. Ah. Come Giannone l'ha visto passare vicino, non ho fatto finta di niente, come è arrivato a tiro gli ha tirato il cazzotto la stesa. Giannone era sardo in tutti gli effetti, non è che uno che aveva vergogna di fare certe cose. I sardi sono fumantini, mia madre è sarda quindi ne so qualcosa. Ma un'ultima domanda invece, ti ricordi l'episodio dove Pecci... non so se Radice dice ragazzi oggi dobbiamo giocare contro, mi ricordo chi, quindi mi raccomando fuori coglioni, e Pecci indicato qualcuno di voi ha detto devi uscire. Tu c'è sì, nello spogliatoio, questo l'ha fatto. Chi è che doveva uscire? Era abbastanza
abbastanza normale per lui una cosa del genere. Se non la faceva, ci preoccupavamo. Ah, ma lui aveva dei piedi strepitosi, un altro che non capisco come non abbia... Però siamo sempre là. Ma guarda, lui aveva... Lui era destro, proprio il sinistro l'avrà usato 3 volte nella sua carriera. Ma però aveva un particolare, aveva un piedone che era un 46, quindi cavolo, un pochettino. Enorme, esagerato. Infatti lui mi quando diceva io non farò mai un tiro come puoi fare te, perché il mio piede non passa sopra l'erba, colpisce il terreno in piedi, no? Perché è più lungo di 3-4 centimetri. Mi prendeva in giro e diceva te puoi calciare in quella maniera perché c'è il piede piccolo. Infatti io ho 39, quindi non è che... Ma però lui col 46 certe cose non riusciva a farlo. Lui diceva posso coprire bene la palla per difenderla, ma certi tiri io non li posso fare. Però è vero, perché è un altro che aveva la tua, più piccolo del tuo, che conosci bene, che è Palanca. Lui aveva il 36 o il 37, se non ricordo male. 37. Ecco, questa peculiarità, lui mi ha detto, guarda, avere il piede piccolo facilita nel saper colpire bene la palla e dare più potenza. Colpirla bene, perché la punta del piede messa giù con la terra, quando calciavi il pallone lo colpivi di collo pieno nel movimento che la punta spingeva verso l'alto, ah, dava più potenza, una potenza maggiore per poter andare, e avendo la possibilità di sfruttare questo fatto, certi tiri, soprattutto i fatti per tenere la palla a raso terra, dove dovevi essere con la testa sopra il pallone, davanti alla palla, non colpendo per terra, veniva via un tiro veramente potente, dove sfruttavi la forza di tutta la gamba, dal dietro all'avanti senza sbagliare il colpo. Certo. L'ultima domanda, poi ti lascio andare. Ma Radice era davvero così sergente di ferro? Perché quando è venuto al Milan, quell'anno orribile, più di qualcuno non ne ha parlato bene dal lato, diciamo, umano, perché era troppo duro. Ma era davvero così duro o no? Ma lui era duro perché lui diceva una cosa fondamentale. Se te vuoi essere bravo, devi essere al top fisicamente per entrare in campo. Se te invece fai lo stupido, vai a donne, vai, bevi troppo, io fumavo quando c'era Gigi, eppure non mi ha mai tolto dal campo, mi ha sempre lasciato giocare, fa, quindi queste cose sono fondamentali, sono. Però lui doveva essere sicuro che non trasgredivi le cose che si dicevano nel spogliatoio. Non devi avere, diciamo, questa settimana giocavi domenica, poi mercoledì c'era la partita, e diceva ragazzi non va né con le morose né con le mogli, questa settimana bisogna tenere duro così. Ok, senti, allora ti lascio, probabilmente stai ricevendo una chiamata, Paolino. Batteria scarica. Ah, ok, dai, allora ti saluto, è stata una chiacchierata meravigliosa. Salutami anche la tua signora, che è carinissima, oltre che ottima segretaria. Resta in linea che ci salutiamo un attimo, devo chiederti 2 cose, ok? Ok. Ciao Paolino. Bene, questo era dunque Paolino Pulici, grazie caro Paolino, un forte abbraccio, e a questo punto che dirvi, diamoci la buonanotte, ma prima ancora grazie a tutti quanti voi, perché il successo della pagina è semplicemente grazie a voi, grazie al vostro affetto, grazie veramente di cuore, un grazie anche all'ufficio stampa Luca Meringolo, un grande abbraccio a tutti e mi raccomando, dormite piano, altrimenti vi svegliate prima.